Benfica contro Corinthians apre la seconda giornata del gruppo A, una partita più sorprendente di quello che ci si aspettava, col Corinthians che nel primo tempo tiene alla pari la partita contro i campioni uscenti che avevano battuto il Paris Saint-Germain. Le punizioni di Caio mettono in grande difficoltà la difesa portoghese. Qui c'è un gol annullato per fuorigioco, però giusta la segnalazione del guardaline, il gol annullato a Mateus, ma è solo Corinthians o quasi. Una grande parata di Miguel Vieira con il salvataggio sulla linea, Corinthians ancora pericoloso con l'attaccante Vitor. Il Benfica non riesce ad azionare le stelle Gonçalo Moreira e Diego. Primo tempo di grande sofferenza per i campioni uscenti, che qui accelerano finalmente con la giocata di Oliveira. La grandissima parata di Bruno, la prima e di fatto unica occasione per il Benfica del primo tempo. Nel secondo tempo il Benfica parte meglio, attenzione alla giocata di Diego che davanti a Bruno però si fa ipnotizzare dal numero uno portoghese, anzi brasiliano, portoghese parlante, che lo ipnotizza anche con l'aiuto di un difensore. E arriva allora il gol del Corinthians con il numero 4, Mateus, che sfrutta anche la superiore stazza fisica per segnare di testa il gol del pesantissimo 1-0. Incerto Vieira in uscita, il colpo di testa da pochi passi di Mateus è vincente. Il Benfica si riversa in attacco, la conclusione sul palo da parte di Gonçalo Oliveira con la leggera deviazione di Bruno, la migliore occasione della partita per il Benfica. Nel finale un'altra occasione capita con questo traversone che diventa un tiro cross che sfiora la traversa, ma merita la vittoria il Corinthians e la ottiene 1-0, e allora sono a pari punti in classifica brasiliani e portoghesi.